Allora, Boido, in un contesto così difficile come quello attuale, con questi mercati che veramente non si sa più come prendere, con dei risvolti, dicevamo prima, lo dicevamo fatto, anche psicologici da considerare per quanto riguarda i risparmiatori, la formazione è diventata praticamente una scelta quasi obbligata per un professionista del risparmio, perché come dire, se uno non riesce ad avere degli skill, li chiamano gli inglesi, no? Delle qualità, una professionalità di un certo tipo, rischia poi veramente di non sapere che cosa dire al proprio cliente. Certo, io credo comunque che la formazione sia sempre stata presente nello skill dei professionisti del risparmio, dei promotori finanziari. Prova ne sia che EFPA Italia è stata fondata da ANASF, che è l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari, nel 2002. Intanto ricordiamo ai nostri telespettatori, EFPA è l'acronimo Di di European European. Financial Planner Association e promuove sul territorio nazionale le figure professionali di European Financial Advisor e European Financial Planner. È chiaro però che l'evoluzione della professione, la complessità dei mercati, la grande quantità di prodotti che si stanno affacciando, tra cui scegliere quello più opportuno per l'investimento e anche un orientamento sempre più marcato del professionista del risparmio verso la consulenza finanziaria e la promozione finanziaria fanno sì che la formazione ormai sia una scelta obbligata. A questo punto ci sarebbe da chiedersi quale tipo di formazione, per cui io, come evidentemente rappresentante in questa sede di EFPA Italia, ritengo che la formazione proposta dalla European Financial Planner Association sia sicuramente in grado di fornire una risposta adeguata a queste esigenze. Intanto perché è basata su un processo formativo robusto e coerente con standard riconosciuti a livello europeo, ormai sono 14 le nazioni europee affiliate a EFPA e non solo, perché poi richiede una formazione permanente a pena della perdita della certificazione. Inoltre prevede un percorso formativo strutturato e atto a irrobustire le competenze e le conoscenze da parte del professionista. Per cui sicuramente formazione scelta obbligata e credo che la certificazione EFPA non sia più solo un'opportunità, ma anch'essa diventi quasi un obbligo per il professionista del risparmio. E allora a questo proposito chiedo a Marco Muffato quale valore ha la certificazione per il professionista e per il risparmiatore? Ha una funzione molto importante per entrambi. Per il professionista sicuramente il fatto di intraprendere un percorso formativo su base volontaria, pagando di tasca propria, un percorso formativo molto complesso a cui segue un esame estremamente impegnativo, beh, questo è un fatto estremamente importante che produce un cambiamento nella mentalità del professionista stesso, il quale, secondo il mio punto di vista, va a diventare sempre più consulente e sempre meno venditore. Secondo me, una conseguenza dell'acquisizione di una certificazione professionale è che se si va a tollerare sempre di meno il discorso delle pressioni commerciali da parte delle mandanti. Quindi io non voglio più avere a che fare, o voglio avere a che fare il meno possibile, con budget di prodotto, con budget di raccolta. Voglio avere le mani libere e nella costruzione del portafoglio del mio cliente. Voglio fare il bene del mio cliente. Voglio fare il bene. Per il risparmiatore, ovviamente, avere a che fare con un professionista di questo tipo è un grandissimo vantaggio. Tutti sanno quanto sia migliorabile il rapporto fra gli italiani e i diversi aspetti della finanza personale, ma adesso, grazie all'indice del benessere finanziario, sono disponibili dati puntuali e soprattutto attendibili. Ci spiega allora esattamente che cosa sia e che cosa misuri questo indicatore Silvia Colombo, Head of PR and Communication di ING Direct Italia. ING Direct ha recentemente lanciato l'indice di benessere finanziario. Di che cosa si tratta? L'indice di benessere finanziario di ING Direct misura il livello di comfort finanziario delle famiglie italiane in base a sei dimensioni fondamentali della finanza personale, che per la prima volta vengono considerate e misurate in maniera congiunta. Queste
Queste sei dimensioni sono il reddito, il risparmio, il debito a breve termine, il debito a medio-lungo termine, gli asset e gli investimenti e le bollette e i pagamenti di casa. L'indice viene rilevato ogni 4 mesi su un campione rappresentativo della popolazione bancarizzata italiana, pari a circa 1.000 individui, che esprimono, fanno una sorta di autovalutazione della propria situazione, del proprio livello di comfort finanziario, e questa valutazione viene poi espressa attraverso un indice su scala da 1 a 100. Qual è il livello di benessere finanziario dei risparmiatori italiani? Secondo le ultime rilevazioni effettuate la scorsa estate, gli italiani godono di un medio livello di benessere finanziario, pari ad un valore dell'indice di 49. Cosa significa? Significa che, prese nel loro complesso, le sei dimensioni di finanza personale non rappresentano un motivo di disagio per la media degli italiani. Si osserva anche una piccola variazione, una piccola variazione in positivo, quindi un miglioramento nell'indice di benessere, che è incrementato rispetto alla scorsa primavera di 2,5 punti. Ad incidere su questo miglioramento sono stati nello specifico il debito a breve termine, quindi il comfort nei confronti delle carte di credito, e anche i mutui, quindi il livello di comfort nei confronti del debito a lungo termine. Nonostante questo, va ricordato che i mutui rappresentano, insieme al risparmio, una delle due aree di maggiore preoccupazione per gli italiani, collocandosi nell'area di maggiore disagio dell'indice. Parliamo di tassi di interesse. Ugo Bertone, l'ultimo aumento dei tassi in Europa risale allo scorso 7 luglio, quindi a 2 mesi e mezzo fa circa, quando la Banca Centrale Europea li ha portati all'1,5%, all'1,5%. Col senno di poi, Ugo, non sarebbe stato meglio evitare questo rialzo? A saperlo. In realtà ci ha appena spiegato Dolce Deborah che l'inflazione sta crescendo, perché l'impatto di un punto di IVA si trasforma in un trascinamento mica da poco, quindi da quel punto di vista la leva dei tassi un certo valore ce l'ha. Secondo, è il solito dilemma della Banca Centrale Europea, che praticamente deve amministrare, senza avere alle spalle un esercito fiscale o qualunque altra cosa, un costo del denaro che va da Copenaghen fino a Cipro, con delle situazioni paurosamente diverse. E da quel punto di vista non è poi che possiamo attribuire a una variazione di un quarto di punto, da 1,25 a 1,5, chissà quale causa possibile o immaginabile. In questo momento la situazione è brutta a livello internazionale, perché, come si vede anche negli Stati Uniti, ma lo stesso succede in Germania, cioè quando si parla dello spread famoso tra BTP e Bund, ricordiamo anche che la corsa all'investimento sicuro fa sì che il Bund tedesco renda 1,7, fa sì che un trentennale americano renda una cifra insignificante, fa sì che la Siemens abbia deciso di ritirare i soldi dalle banche, altro che investire, per metterle presso la Banca Centrale Europea. Questa è la situazione di paura in questo momento, per cui ti può dare l'1,25, l'1,50, ma è diverso il problema a questo punto. Intanto però sono numerosi i risparmiatori che vorrebbero ricevere dai propri investimenti una sorta di cedola mensile per integrare il proprio stipendio o la propria pensione. Paolo Federici, ma esistono sul mercato prodotti che abbiano queste caratteristiche? Esistono e ce ne sono sempre di più, in questo senso, perché hanno a che fare con quel tema della semplicità che dicevamo prima. Questo non è un periodo da prodotti complicati, è un periodo da bisogni primari. La semplicità lo è sicuramente, come lo è in questo senso la necessità di un reddito aggiuntivo. Considerate che ci sono tanti clienti, anche benestanti, che possono avere un problema serio anche di liquidità in questo periodo, perché hanno un tema magari di investimenti in perdita, possono avere un tema di investimenti immobilizzati, non so, in un immobile appunto, e così via, e magari i titoli di Stato non li stanno aiutando. Noi questa cosa l'abbiamo presa molto molto seriamente, perché abbiamo lanciato la gamma in questo momento più ampia disponibile in Italia di prodotti a cedola mensile, in maniera tale che ogni cliente possa più o meno trovare il suo. Però anche qui è importante capire che il cliente deve trovare qualcosa che senta che non lo sta in qualche modo tradendo, quindi devono staccare sempre la cedola mensile, tutti i mesi, qualunque cosa succede, perché è quasi come avere un reddito aggiuntivo alla fine. Devono essere chiari in termini di importo, addirittura nel nostro caso è preannunciato, e soprattutto
soprattutto non ci devono essere costi aggiuntivi per il cliente, perché il cliente, un po' come succederebbe per l'IVA, poi se alla fine si trova a dover ridare indietro con una mano quello che ha preso con l'altra, non credo che alla lunga premierà questo tipo di serietà. Quindi questo è importante. Quale tipologia di investimento stanno prediligendo in questo momento i tuoi radioascoltatori, Deborah, da quello che ti chiedono, quello che chiedono ai tuoi ospiti nelle ultime settimane? Come era inevitabile appunto che succedesse, sta riscattando di nuovo la ricerca della sicurezza, ma più che altro la domanda che in questo momento pervade prevalentemente i risparmiatori è: esiste davvero un'attività finanziaria completamente esente da rischi? Perché dal momento in cui sono stati, passatemi il termine, traditi da mamma bot, è chiaro che la domanda che si fanno è questa in questo momento. Ci sono atteggiamenti abbastanza distinti, anche se il risparmiatore italiano è per definizione piuttosto prudente, è un amante del mattone da sempre e soprattutto appunto il cassettista che vuole il titolo che garantisce, come diceva Paolo Federici, la cedola costante e comunque ti dà sicurezza. C'è anche chi ha approfittato di questa grande volatilità che si è manifestata in borsa recentemente, che ha avuto un atteggiamento coraggioso, ha potuto anche trarre beneficio dalle giornate, molto rare per la verità, in cui le borse hanno potuto incassare qualcosa. O c'è anche chi sta naturalmente in questo momento accumulando delle posizioni, quindi auspicando una ripresa dei corsi azionari che possa riprendere quota da un momento all'altro. Però ecco, c'è stata una grande ripresa della corsa verso i libretti di risparmio, verso i buoni fruttiferi, verso i conti di deposito, anche se qui c'è da dire che c'è stato un atteggiamento abbastanza interessante, perché i risparmiatori, pur apprezzando le remunerazioni che questi prodotti tornano ad offrire in questo momento, sono incuriositi dal fatto che le banche chiedono di vincolare questi depositi, ma questo è un aspetto secondario, non ne riescono a trovare una risposta relativamente al fatto di come queste banche riescono a garantire queste remunerazioni, perché stiamo ritornando sul 3-4% e qui le banche non hanno un atteggiamento molto trasparente, per cui secondo me questo sarà un aspetto molto interessante da esplorare prossimamente. È una puntata densissima questa sera, noi ci fermiamo ancora per un piccolo break, torniamo subito dopo, quindi rimanete lì.